Alla 42esima turchetta serve Zoratto, palla a Bonometti che costringe Pazzaglia a volare per salvarsi in corner. Un minuto dopo il Brescia riesce a passare da Sacchetti a Gritti, perfetta deviazione a rete ed è l'1-0 che fa esplodere la gioia della tifoseria bresciana che ormai è sicura della salvezza. Ma ci sono da giocare ancora 45 minuti. L'Ascoli va subito all'arrembaggio, mentre adesso il Brescia a chiudersi in difesa e alla 18esima una gran botta di Agostini deviata da Iachini in rete. Aliboni non sa darsi ragione di questa maligna deviazione che consente all'Ascoli di pareggiare. L'Ascoli però non si accontenta e preme, alla 38esima ci prova con Scarafoni. Tre minuti dopo il raddoppio ascolano, cross di Dell'Oglio intercettato da Occhi Pinti, palla a Iachini ma di controbalzo Scarafoni batte Aliboni e si produce in una pregevole salto mortale che esprime tutta la gioia.